Salve! Salve! Completamente a caso mi ha raggiunto qua il buon Riccardo! Buongiorno! E iniziamo con una bella corsettina sotto la pioggia. Buongiorno Casey, salutiamo la GoPro. Ciao ciao! Com'è Ricky, meglio di Dubai? Questa cosa qui ricorda tantissimo Canary Wharf a Londra. È vero? 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 Queste sono le mie panchine preferite. Sono sulle rotaie del vecchio treno. Guardate che roba, si possono spostare. Uela! Vedete l'effetto che fa New York la prima volta? Ci si ferma a fare foto letteralmente ovunque, perché ogni angolo è senza senso. E correre qua tra i palazzi, anche se fa freddo e c'è pioggia, ti fa sentire veramente un vero businessman che può conquistare il mondo. Che ho degli amici molto particolari, cioè Riccardo, che nonostante tutto è uno dei miei migliori amici. Noi ci vediamo sempre nei posti più improbabili del mondo. Quando piove. Nell'ultimo anno ci siamo visti a Barcellona, sì. A Milano Marittima, a Malta. A Milano ci siamo visti una volta. No, mai a Milano. Poi ci siamo visti a Roma, a Dubai, in Svizzera, a Lugano, sì. Mai a Milano. Fuggi, 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 fuggi generale. Praticamente siamo degli storditi che si trovano in giro per il mondo. Il posto più bello è Barcellona comunque. Sì, sì, sì. Abbiamo rischiato la vita insieme. A Barcellona. Quando abbiamo fatto il video del ladro. Dai che siamo in ritardo. Dai, 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 dai. Gli sto facendo fare un tour accelerato di New York. Fa freddo, c'è vento, siamo fradici, ma sono felicissimo di essere qua a vivermi la città. Potevo rimanere in hotel a riposarmi e invece siamo qua. Vai cavallo! Dai, uscite e correte in città, non state come i criceti. Domani ammalati con 40 di febbre, però yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the Madison Square Garden. Sei bellissimo. Wow, wow, wow. 6,16 miglia, quindi? Per 1,6 sono circa... 10? 10, sì, più o meno. 10 km. Comodi, da turisti, fermandoci a fare i video, però bellissimo. È la coppa quella lì, Cristiano Ronaldo contro Messi, quella lì delle, ah, sì? Delle Miro. Ma è live? Sì, ha appena fatto gol Cristiano. Ah sì? Riguardiamolo, Beppe. Cristiano Ronaldo! Anche a New York ormai, Arabia Saudita. E niente, vorrei stare qui altri giorni, purtroppo questo è l'ultimo giorno, ma adesso andiamo a incontrare quello che forse è il personaggio italiano più iconico di questa città. Metro, ciao ciao Times Square. Comunque non mi sento più le mani, cioè l'eccitazione di New York ci ha fatto non percepire il freddo, ma gennaio a New York. Bene, bene, bene. Siamo arrivati. Pronti per prendere altro freddo e altra acqua? Io ho le gambe durissime. Mamma mia che freddo! Niente, non è stata una bella idea. Hotel, hotel, hotel. Hello. Caldo, caldo, caldo. Docciati, profumati, ma soprattutto riscaldati. Andiamo, 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 che siamo in ritardo. Prego, andiamo, tutto. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo a mangiare. Jacopo. Comunque qua gli Uber sono praticamente dei monolocali. Thank you so much. Ullala. Siamo da Cat's Delicatessen. Posto super tipico, super caratteristico. Eccolo. Buongiorno. Thank you. Buongiorno. Oh, allora, benvenuto. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Durante la guerra venivano le famiglie, prendevano il salame e lo mandavano ai figli in guerra. Infatti uno dei loro morti, là c'è anche l'insegna luminosa, manda un salame a tuo figlio in guerra. Cosa... Ed è il tuo panino preferito di New York. Io dico, un hamburger lo puoi fare bene anche in Italia, no? Ma a New York il pastrami è unico, non lo okay. Puoi replicare. Qua abbiamo il bigliettino. Eccolo là. Vai, così proprio. Oppa là. Oh, mamma mia, guarda come lo taglia, bellissimo. Qua abbiamo la senape. Mamma mia. E là è dove lo fanno. Devo dire che funziona il posto. Super. Thank you so much. Facciamo cadere tutto così. Questo è il tavolo di Harry, ti presento Sally. Senda salami. Sei proprio un salame. Vediamo un po' questo pastrami. Guardate qua che spettacolo. Mamma mia, veramente morbido, super approvato. Devo dire, ottimo suggerimento Piero. Potresti fare la guida turistica. Potresti aprire un sito e delle pagine social, sì, dove guarda, dai dei consigli. Sì, anche un tubo preveto, ci sto pensando, ancora non lo potrebbe so. Essere un'idea. Da qualche anno forse sì, dai. Dopo la corsa, ottimo modo per recuperare. Ti sembra molto, eh. Come mai stai a Dubai tu?
Promosso a pieni voti. Quanto costa un pastrami a New York? $25. Un prezzo? Ragionevolissimo, sotto costo. Con tutta quella carne, ragazzi. Dal 1888. Molto, molto buono. Da cosa? Com'è vivere in questa città? Una volta che la cavalchi, no? Come una bestia selvaggia, è veramente una godura. All'inizio ovviamente devi lottare, abituarti ai ritmi differenti, alla vita, alle persone, ma poi quando riesci veramente a viverla appieno, per me è unica, perché davvero le cose belle che si fanno a New York non hanno prezzo e non costano nulla. Andare a Central Park, sull'High Line, andare a Brooklyn. Stiamo andando nel pub più antico di New York. La prima foto che hanno di uno all'interno del pub è di Abraham Lincoln. Cioè, c'è Abraham Lincoln con questo qua. 1854. E siete a Stemi? Riccardo no, è veneto, figurati. Assurdo. Cosa c'è di tipico da prendere qua? Solo una cosa, qua hanno solo birra o biondo nera, nient'altro. Vabbè, proviamola. Guarda che bello il braciere. Qua hanno o birra oppure birra. Quindi proviamo questa tipica. Tra l'altro ne abbiamo ordinate tre, ma ne hanno portate un po'. Alla Puglia e al USA. Mi sento un vero newyorkese. E ogni volta che un presidente viene eletto passa per di qua. Qua c'è Clinton e poi ci sono gli altri sparsi in giro. Piero ci ha fregato perché ci sta portando solo in posti che accettano solo i dollaroni cash. E quindi grazie Piero, ti ospiteremo a Milano. Ragazzi, un piacere. Salutiamo il nostro Giorgio. Be good or be gone. Veramente bello, super caratteristico. Poi c'è tutta la segatura sparsa per evitare di scivolare. Figo, 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 figo. Cioè, ma siamo venuti senza fa manco a cazzotti con qualcuno. Qui lo dico e qui lo prometto, ci rivediamo per la maratona di New York. Io ci stavo, anch'io farò la maratona comodamente al lato della strada. Ti voglio fare il tifo. Alla prossima. Super, buona fortuna. Piero è veramente forte, se non lo conoscete, Piero Armenti. Il mio viaggio a New York, lui praticamente 10 anni fa, anzi forse qualcosa di più, ha aperto questo blog proprio su New York e poi da lì si è espanso, ha fatto i libri, ha il tour operator, fa tutte le guide, c'è la pagina in spagnolo. Marcellino ci ha fatto un video dove l'ha intervistato per bene, ve lo lascio qua sotto perché secondo me è molto interessante. E nulla, e nulla, sono le ultime ore in questa città, ma torneremo presto. Ulala, sì, peccato per la pioggia però, bello bello. Bravi. Ci sono i semi interrati con le botole. Questi sono super da film. Negozio di Peak Design. Noi siamo i due più grandi consumatori. Wow. Quello è il mio zaino che uso tutti i giorni. Se volete roba super top per viaggiare, Peak Design consigliatissima. Ci ho fatto un intero video su Tecdale, andate a recuperarvelo. Ho comprato questi pezzi di ricambio che sono i laccetti che non si trovano, e una borsetta da viaggio. Vedete? Super compatta, ma all'occorrenza è una comodissima borsa. Scusa, piccolo semaforo, tutto ok? Vedete? Peak Design, Peak Design, Peak Design, tutto super organizzato in compartimenti. Altro zaino Peak Design. Non mi hanno mai dato una lira, anzi mi sono proprio comprato tutti i prodotti, però sono veramente super. Peak Design, se sta guardando questo video, voglio tutto e vi adoro. Ricky, ci vediamo da qualche parte in giro per il mondo. Aio! Fai bravo. Grazie a te. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao New York. Alla prossima. Ma che figo il distributore automatico di Sacchiotti. E questi? Cioè, ci sono i distributori che vendono le robe Apple, assurdo. Ma pensa a te, tra la corsa e il jet lag sono cucinato, ma mi è piaciuta molto questa permanenza newyorkese. Ci dormirò in aereo tantissimo. Ci vediamo prossimamente con prossime cose. Ma che urla questo qua? Vabbè, ciao ciao ciao.